sta acqua per lavare per terra. Vabbè. Salve. Sono sveglio. Sozzeria. Che roba è? Cosa? Dove sono? Oh, non rammentate, papà ed io vi abbiamo raccolto. Vicino! Già che ti troverà pure una botta in due bagni. Vabbè, ma la lavatrice la carico? No, faccio sta la lavatrice. Queste sono due cusarelle, falla a mano. A mano? A mano, con le mani. Vabbè. Sapete, avete delirato. Forse per questo ho tanta fame. Potrei mangiare un vitello. Un momento, posso sapere che cosa è successo? Mi ho male la pazza la testa! Portatemi all'ospedale! Mamma, te portiamo al cremino, vuoi al cremino? Da dove faccio il cremino? Che gli hai fatto stavolta? Ma è influenzato, non lo vedi? Ma quale influenza? Ma che me ne hai dato da mangiare? Che cosa ha mangiato? Niente, cinese. Il cinese! Ha preso il ristorante cinese, sta tranquillo, dai! Non ho detto ristorante cinese, ho detto cinese! Ma che gli hai comprato? Oh, io con 10 euro a settimana questo gli potevo comprare! Ma non è che era scaduto! Ma erano alimentari almeno? Boh, era un seminterrato, c'era di tutto! Ma tutto che? Tutta un euro! 10 lattine, un euro, un offertone! Un offertone? Però non hai letto quello che c'era scritto sopra? Non hai letto quello che c'era scritto sopra? Io il cinese non lo leggo, tu sì forse! Vabbè, ma almeno a capire il reparto, che cosa era da mangiare? Magari era mangiare per cani, per gatti, per topi! Oh, ma fino a mo' non gli ho fatto niente! Basta, zitti, liberatemi! Senti, liberalo! Tu vamma a prendere il caffè e il limone, forza! E perché? Vabbè. Inserire. Fatto. Versare. Versa tutto. Ancora giù. Dito in gola. Dito in gola? Ma perché io? Perché? Perché c'hai le mani piccole, dai! Vai col dito! E poi? Ma che è morto? Certo, non lo vedi? Gli ho bucato la trachea! Che ne so io? Io mica sono un medico. Certo. Tu non sei un medico, tu non parli cinese. Però metti mano bocca su tutto, mi sembra. E vabbè, ma me l'avete detto voi di farlo. Sì, di farlo vomità, non ammazzarlo. Basta, silenzio. Facciamolo a pezzi. Tu, Sonia, taglierai testa, braccia e gambe. Tu, Raffaele, imbusterai e pulirai tutto. Io provvederò a portare i sacchi in un posto tranquillo e sicuro. Ci sono domande. Domani. Tua. Tu non sei buono a cagare, Volteri. Tu sei psicopatico. Raffè, via. Un'ora retta a chi? Ma che cazzo, no, ma sei fumato? Cammina! Ma dove cazzo andate? Scusate! Ma che bella andate? Oh, ma tu poi puoi parlare in italiano, che te capisco quando parli così! Sì, No! Non mi toccare! Lasciami stare! Va bene, d'accordo, ma dico che... Dove cazzo andate? Ve ne andate così? Allora stavi scherzando? Ma che stavo scherzando? Io non ce la faccio più, Ma invece io che sto riposato, io sto come te, Ma poi fammi capire una cosa.
Ma perché lo devo fare proprio io? Te lo spiego subito, perché tuo zio era macellaio, quindi tu sei la più adatta. Ma che cazzo vuol dire? Allora vuoi che te lo disosso pure? No, mi sei scemo? Perché mio zio faceva le pulizie, io che mi devo mettere a pulire. Ma perché l'ha mai fatta le pulizie? Poi che è pulizia? Caso ma io ho la difficoltà di portare il bus in un posto tranquillo, se mi ferma la polizia. Ma che cazzo stai dicendo? E poi ammetti che non è morto. Che gli hai sentito a giugulare, che ti sei accertato che è morto, Pensavamo che fosse morto, o quasi. Questo è il motivo per cui non ci siamo preoccupati che fosse stato slegato. Pensava fosse morto, ma l'apparenza a volte inganna, ingegnere. Prima che te ne vai, fa molietta. Già ho fatto. Ma una botte vetre. Vabbè. Gino. Scordava la monnezza. No, no, sì, sì, vado. Ma voi vi eravate mai informate di chi fosse questo Gigi Putrella? No. Ecco, appunto. Se zio Gaetano non rispondere. Maggia. Magre, sento una busta di bruciata. Ma che stai facendo? Sento una busta di bruciato. Mi sto preparando qualcosa, ho fame. Lascia stare le salsicce che ti taglio le mani, E fammi vedere, apri sta porta. Ma che apro? Così te ne scappi con tutta la roba. Sai che faccio? Poi chiamo la polizia. Bravo, chiama la polizia, così dico che mi hai rapito. E sei pure tirchio! So tirchio, io ti stai mangiando tutto, so tirchio! So tirchio, vado là, va! Boris, sti carciofi! E i carciofini, mangi i carciofini alla caponata! Alla caponata! E sotto le rosinelle pure! Boris, le melanzane, porco! Pure le melanzane che c'è. Io mi sento male! Mi sento male, mamma mia! Tutto si sta mangiando, tutta la dispensa, mi sento male! Mi sento male! Mamma mia! Mamma mia, l'infarto! L'infarto. Mi sento male. Sì, non sai che è successo di là? Tutto si è mangiato, tutto, la scostumatezza, mamma mia, sa si sciampaccia, sto preparando la cosa, mamma mia, che brutta gente, Rosinè, tutto si è mangiato, pure i sottori, io ce l'avevo come un'area libera, mangiavo uno, massimo due all'anno, alle volte li mangiavo, ma perché aprivo un barato per sentire il tuo profumo. La giardiniera buona! Voglio che fa!